Ciao a tutti da Maurizio Luzzo. Oggi sono qui a presentarvi non uno dei miei video musicali, ma bensì un grande artista, anche mio amico Gianluca Integlia. Essere artisti e fare qualcosa che coinvolga creatività e immaginazione, specialmente se alla fine si può avere per le mani un prodotto finito fatto da sé. Questo è Gianluca Integlia. Vedete, amici miei, un uomo che lavora con le sue mani è un operaio. Un uomo che lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Ma un uomo che lavora con le sue mani, la sua testa e soprattutto con il suo cuore è un grande artista. E questo è Gianluca Integlia. Io adesso vi faccio vedere non dei suoi lavori, ma dei suoi capolavori, perché trattasi di capolavori, e li vediamo insieme. Abbiamo appena visto questi mobili ideati e creati da un pezzo comune di legno da Gianluca Integlia. Veramente grande artista, grande genio, e adesso vi faccio vedere un tavolo che quando io l'ho visto veramente sono rimasto veramente molto sorpreso per la sua inventiva, creatività, genialità. Vediamolo insieme, amici miei, questo tavolo che è veramente una cosa unica al mondo. Abbiamo appena visto questo meraviglioso tavolo, veramente, come dicevo prima, unico al mondo, e la creatività di Gianluca non si ferma qui. Vediamo qualche lampadario e qualche altro mobile veramente geniale. Vediamolo insieme. Thank you.
la genialità di Gianluca Integlia non è solo qui. Adesso io vi faccio vedere come lui ha trasformato una facciata di una casa con 152 buchi, veramente con molta passione, con tanto cuore, perché come dicevo prima, un grande artista deve avere soprattutto un grande cuore, e questo è Gianluca Integlia. Vediamolo insieme. Le opere che fa con le proprie mani, con la propria genialità, creatività, Gianluca, vanno oltre. Cosa significa? Quando lui conosce un cliente, un amico, e capisce che quella determinata persona è amante di un qualche cosa, lui con un pezzo di legno lo trasforma in desiderio per questa persona. Vi faccio vedere una chitarra acustica, come lui l'ha trasformata, disegnando il viso di Vasco, e lo vediamo insieme. Veramente doppia genialità, sia per l'opera creata con le mani, ma soprattutto con la creatività, l'idea, sapendo che quella persona è felice con questa opera. Vediamola insieme. Adesso è veramente un qualcosa di unico. È unico è anche quello che vi faccio adesso vedere, cioè trasformare una chitarra classica o acustica in un qualcosa di veramente astratto. Definirei quasi astratto, perché anche se la si può vedere, ma mai chi vede queste opere può immaginare un qualcosa reale, che reale si tratta, ma con il pensiero astratto per la sua genialità. Io ho una di queste chitarre, ce l'ho qui, si intravede alle mie spalle, dopo nelle foto la vediamo
meglio. E ringrazio veramente di cuore Gianluca e Teglia di questo grande regalo che mi ha fatto. Vediamo insieme queste opere, direi veramente uniche. Gianluca Intenia per la sua creatività, per la sua genialità, come ho detto prima, ma soprattutto per la sua amicizia. E spero che questi capolavori, perché trattasi di capolavori, vi siano piaciuti anche a voi. E noi, come sempre, ci vediamo la prossima volta e vi lascio con le ultime opere create da Gianluca. Ciao a tutti, ciao!